Come esempio di calcolo dell'entropia in una trasformazione aperta e finita da uno stato A a uno stato B, vediamo proprio l'espansione libera adiabatica, detta espansione di Joule, dove un gas perfetto si trova all'interno di un contenitore, improvvisamente si rimuove il pannello che separa, diciamo, la parete di destra di questo contenitore, lo si sfila e i gas improvvisamente in una frazione di secondo va a occupare l'intero contenitore aumentando il volume da VA a VB. E il gas viene tenuto all'interno di questo contenitore termicamente isolato dall'esterno, quindi durante l'espansione il gas non può scambiare calore con l'esterno né cedere né prendere calore. L'obiettivo nostro è calcolare la variazione di entropia associata a questo improvviso aumento di volume del gas, questa espansione libera perché avviene contro niente dal momento che viene rimosso questo pannello. Quindi espansione libera, adiabatica perché il gas non scambia calore e naturalmente questa è una trasformazione spontanea, irreversibile, non avverrà mai al contrario, non avremo mai il gas che si ritira in una parte del contenitore spontaneamente, avremo invece il gas che appena viene messo a disposizione un volume maggiore di contenitore, il gas lo occuperà immediatamente. Quindi è una trasformazione fortemente spontanea, irreversibile, una trasformazione reale. Quindi ci aspettiamo che il gas aumenti la sua entropia, perché abbiamo visto che le trasformazioni reali, irreversibili e spontanee sono sempre associate a un aumento di entropia. E tanto più è irreversibile e spontanea questa trasformazione, tanto maggiore sarà l'aumento di entropia associato appunto a questa trasformazione. Quindi l'obiettivo è calcolare delta S da A a B. Come si fa? Dobbiamo sommare tutte le variazioni infinitesime di entropia scambiate in maniera reversibile, quindi gli scambi infinitesimali di calore, diviso la temperatura alle quali vengono effettuati questi scambi, quindi SB meno SA, entropia allo stato finale, mentre meno l'entropia nello stato iniziale. Ora andiamo ad analizzare meglio questa espansione libera adiabatica, cioè l'espansione di Joule. Abbiamo detto che il gas si espande contro il vuoto, perché quando viene tolto questo pannello separatore, il gas non spinge contro niente, semplicemente le particelle non incontrano più un ostacolo e quindi l'espansione avviene contro niente, cioè contro il vuoto. Perciò il gas non spinge niente, non spinge un pistone in particolare e quindi non fa lavoro. Allo stesso modo il gas non scambia calore con l'esterno perché si trova in un contenitore termicamente isolato. Allora, per il primo principio della termodinamica, non c'è calore scambiato, non c'è lavoro svolto, di conseguenza è zero anche la variazione di energia interna. Ricordiamo che il primo principio della termodinamica si applica a tutte le trasformazioni, reversibili o irreversibili, non importa, perché rappresenta la conservazione dell'energia che vale anche per trasformazioni irreversibili. Quindi il gas non cambia la sua energia interna, e questo vuol dire che non cambia la sua temperatura, perché l'energia interna dipende esclusivamente dalla temperatura. Che non cambi l'energia interna è anche logico, perché il gas sappiamo che ha due modi di scambiare energia con l'esterno, o attraverso il lavoro o attraverso il calore. In questo caso, tutti e due i modi sono preclusi, il gas non può fare nessuna delle due cose. Se invece nel bilancio energetico il gas ricevesse più energia dall'esterno di quanta ne emette all'esterno, allora l'energia interna aumenterebbe, viceversa, se ricevesse meno energia dall'esterno di quanta ne immette all'esterno, l'energia interna diminuirebbe, ma siccome in questo caso non scambia niente con l'esterno, nessuna forma di energia né calore né lavoro, allora rimane inalterata anche la sua energia interna. Ora andiamo a rappresentare nel piano PV questa espansione libera adiabatica di Joule. Stato A e stato B si trovano sulla stessa isoterma perché abbiamo visto che la temperatura non cambia tra lo stato iniziale e finale, però non siamo in grado di tracciare una curva, una trasformazione netta tra A e B, quindi non possiamo disegnare un tratto di isoterma perché il gas non attraversa stati di equilibrio. Gli stati di equilibrio vuol dire ogni puntino del piano PV è uno stato di equilibrio, quindi se il gas si portasse dallo stato A allo stato B attraverso una isoterma reversibile,
quindi una trasformazione reversibile, noi potremmo disegnarla come una successione di tanti puntini vicini, quindi con un tratto continuo. Ma invece in questo caso il gas non attraversa una trasformazione reversibile, ma irreversibile, dove i valori macroscopici non sono neanche ben definiti. Non è definita in particolare né la pressione né la temperatura nelle fasi intermedie, ma soltanto nei punti estremi, negli stati estremi. Perché? Perché mentre il gas si espande violentemente, la pressione nei vari punti del gas è diversa. Magari c'è meno pressione, per esempio, in questa zona, e c'è più pressione nell'altra, e lo stesso la temperatura. Può darsi che la temperatura sia diversa da zona a zona all'interno del gas. Quindi noi non possiamo nemmeno dire che ad un dato volume, per esempio questo qua intermedio, corrisponda a una ben precisa pressione uniforme in tutto il volume, né che corrisponde una ben precisa temperatura uniforme in tutto il volume del gas. E ecco che quindi la trasformazione sarebbe più correttamente rappresentabile con una specie di nuvola indefinita, e questo è il senso dei punti interrogativi. Quindi non possiamo tracciarla in modo preciso, perché il gas non ha valori precisi di volume, di pressione e temperatura per i vari volumi che va attraversando. Inoltre, per quello che serve a noi, cioè calcolare la variazione, l'aumento, è una trasformazione irreversibile, quindi l'aumento di entropia di questo gas, questa trasformazione reale, irreversibile, spontanea, non ben definita, non ci è di nessuna utilità, perché la definizione di entropia richiede necessariamente che il calcolo di delta S vada fatto con una trasformazione che deve essere per forza reversibile. Allora noi dobbiamo, per effettuare il calcolo, immaginare di sostituire questa trasformazione reale irreversibile con un'altra che sia reversibile e che rispetti gli stessi stati iniziali e finali. E qual è questa trasformazione reversibile? È l'isoterma reversibile. Naturalmente è molto diversa l'isoterma reversibile negli stati intermedi rispetto a quella reale. L'isoterma reversibile infatti avviene in modo totalmente diverso rispetto a quella irreversibile reale, perché il gas in una isoterma reversibile reale assorbe calore dall'ambiente esterno, perché si trova dentro un termostato dal quale sottrae calore, e questo calore lo trasforma integralmente in lavoro. Quindi il gas compie un lavoro motore e infatti spinge un pistone e contemporaneamente assorbe calore dal termostato, qui rappresentato da questa specie di contorno rosso, mentre invece il contorno azzurro prima era il contenitore isolante. Quindi vediamo che questa trasformazione è totalmente diversa da quella reale. È infinitamente lenta, perché qui non viene semplicemente, cioè nella trasformazione immaginaria reversibile, non viene semplicemente tolto il separatore come nella trasformazione reale, lasciando il gas espandersi contro il vuoto. Invece no, si mantiene il pistone e la pressione esterna e la pressione interna del gas sono praticamente sempre uguali, e si permette al gas di espandersi lentissimamente attraverso una successione di infiniti stati di equilibrio. Durante questa trasformazione il gas assorbe calore dal termostato esterno e trasforma questo calore in lavoro, lasciando inalterata la sua energia interna, e infatti durante la trasformazione isoterma reversibile la temperatura non cambia. Quindi abbiamo un gas che assorbe calore e fa lavoro, mentre invece qui avevamo un gas che non assorbe calore e non fa lavoro. Questa inoltre era una trasformazione repentina, che in una frazione brevissima di secondo avviene in un tempo veramente improvviso, mentre invece quest'altra avviene su tempi lunghissimi. Questa è una trasformazione che non passa attraverso stati di equilibrio intermedi, questa invece passa attraverso un'infinità di stati di equilibrio intermedi, dove le condizioni del gas all'interno del contenitore sono praticamente identiche in ogni momento alle condizioni all'esterno del pistone, quindi nell'ambiente esterno, proprio perché questa è la definizione di trasformazione reversibile: condizioni del gas all'interno uguali in ogni momento alle condizioni esterne. Ora, questa trasformazione reversibile, totalmente diversa da quella reale, però mantiene gli stessi stati iniziale e finale, e è adatta per il calcolo della variazione di entropia.
Anche qui vediamo quello che ho appena detto, cioè nella trasformazione reale niente calore scambiato, niente lavoro svolto e delta U uguale a 0, cioè non cambia l'energia interna. Nella trasformazione immaginaria reversibile l'energia interna ancora non cambia, ma c'è calore assorbito e lavoro svolto. Calore assorbito, cioè il gas compie il lavoro proprio perché converte integralmente tutto il calore che assorbe dal termostato in lavoro motore.